Benvenuti su Enjoy, dove non sappiamo fare niente. No, allora, oggi ci troviamo ad Ancarano, in un posto molto particolare. Molto particolare, andremo a mangiare in un posto che si chiama Da Chilo, dove fanno ovviamente le pietanze da un chilo. Quindi ogni piatto ordinato corrisponde a un chilo di prodotto. Sono molto curioso anche a livello di qualità, probabilmente sarà un disastro. Io morirò. Cioè, io ho visto le recensioni, è anche un disastro, però ho anche amici qua che invece si sono trovati bene, quindi siamo molto curiosi e ci sfondiamo. Abbiamo preso i rinforzi. Abbiamo preso i rinforzi, perché non venite da soli, mi raccomando. Sì, a dopo. Ciao. Allora, menù bellissimo, sembra un giornale, fantastico. Vero, ma infatti io ho visto le foto su TripAdvisor o dov'era, ho detto, ma ho fatto anche degli articoli su questo posto, non è vero, è il menù. Quindi è meno famoso di quello che pensavo. Okay. Trovate un chilo, come avete visto, di tutto praticamente. Avete presente i posti in cui vi dicono, ma in quel posto dichiarano tot, ma in realtà non è così? Ecco, qua troviamo anche un chilo e mezzo di cozze, per esempio. Quindi se vi piacciono le cozze, venite qui e state male, mettetelo in conto. Beh. E niente, ordiniamo un po' di tutto, cosa dici? Sì, ma vogliamo parlare anche delle crepes? Sì, c'è anche un chilo di crepe che sarà impegnativo ma godurioso, devo dire. Aspettiamo. Per il momento abbiamo ordinato degli gnocchi ai quattro formaggi che costa sui 18 euro e la grigliata mista. L'abbiamo presa perché così accontentiamo un po' tutti, è vario, abbastanza variegato. Oh, speriamo sia buono almeno. Speriamo sia buono. Mamma mia, c'è un sacco di gorgonzola, buonissimo. Oh, ottimo. È anche bello cremoso. Vabbè, sono dei tipici gnocchi, non è che posso fare una descrizione così lunga. No, però non è che ci dobbiamo stupire troppo, no, di gnocchi, no? No, infatti, però mi sa che faremo anche un secondo giro di, non lo so. Sì, ho un secondo giro di gnocchi, formaggio fritto, ordiniamo qualcos'altro. Esatto. I gnocchi sono buoni. Sì. C'è sto prezzemolo che io odio, ma lasciamo perdere, sotto i denti mi dà fastidio. E un chilo è giusto per sentire se sono salati alla fine, quindi prendetene due o tre se siete in cinque come noi, secondo me. Sì, sì. Già vederlo così è un ottimo posto, nel senso ti vai a fare la camminata in Slovenia, fai il giretto in Slovenia, vieni qua, ti sfondi e dopo torni a casa felice e contento. Con l'unica variante che noi non camminiamo. No, esatto. Siamo venuti in macchina. Noi facciamo solo la seconda parte, ma esatto, lasciamo perdere. Esattamente. Passiamo alla carne. Passiamo alla carne. Allora, io ho preso pochissimo, come vedete, perché comunque ci arriveranno altri due piattoni. Adesso vedremo se sei buono oppure no. Allora, non è asciutto ed è buonissimo, una cosa super positiva. Però non lo so, manca di gusto un pochino, secondo me. Sarà che l'ho mangiato dopo il ciba, il cevapcicio? No, non lo so. Non mi ha convinto così tanto. Così così. Quello che posso dire è, gli gnocchi erano buoni, gustosi. Sulla carne ci siamo anche qua. Diciamo che secondo me manca appunto quel beach di sale in più ovunque, secondo me. Quindi sono abbastanza d'accordo con te. Posso dire che sul menù Edamer 750 grammi, virgola, patatine fritte e 250 di salsa tartara, forse non è questo, ma magari è una mia impressione, però di patate, allora, se avete voglia di carboidrati non c'è problema. Però di patate ci vanno pesanti, È vero, è vero. C'è da dire questo. Un pochino è vero. Speriamo perlomeno che sia buono, ma formaggio fritto, secondo me, e dubito che non sia. Cioè, di cosa potrà mai sapere questo? Cioè, può essere cattivo? Marmellata di rose. Di cosa sa? Marmellata di rose? Sa di formaggio leggermente sciolto. Wow! Con panatura croccante. Shock! It's a shocker! Sì! It's a shocker! Allora, ci sta. Io brutalmente la metterei dentro un panino, questa roba qua. Eh beh! Perché secondo me è assolutamente perfetta. Però anche così, dai. Ci sta. Grasso, calorico. Croccante. Croccante. Avvolgente. Avvolgente. Cremoso e avvolgente. Cremoso e avvolgente. Salutiamo Space Valley. Ciao Nelson. Niente ragazzi. Allora, secondo me la carne così così, sono sincero. Cioè, il fatto è che a me manca il carbone, no? Cioè, quando andiamo da Naburi, lì hanno la griglia, da macchina c'hanno la griglia e lo senti sulla carne. Quindi secondo me lì c'è un po' di problemini. Se venite qua, consiglio, ora non è che abbiamo provato tutto, però consiglio, state sugli gnocchi, sui primi, insomma. Formaggio fritto,
tante patate, ma comunque molto buono. E ora niente, dolcetto, e vediamo un po' anche il costo totale. Ricordate che siamo in 5 persone. Okay? Sì, siamo in 5, diviso per 5, quindi. Ci vediamo al dolce. È il mio paradiso, cioè abbiamo un chilo di crepes alla Nutella, meglio di così non poteva andare. E soprattutto, no, può andare meglio. Davvero? Sì, quando membri del gruppo non le mangiano. Vero? Giusto? Giusto? Beh, che dire, io inizierei. Io spero che abbiano riempito, perché se non lo riempiono, ragazzi, c'è... Dai, dai, forza. Cos'è? Cos'è? No, no, la pastella, good, molto good. È Nutella, innanzitutto. È Nutella. Ottimo. È già qui, va benissimo. Era andato nel piatto. Oh, non mi accorgo, ragazzi, vabbè. Avete presente quel meme del tipo che fa... Sappiate che non è cioccolato, non è crema al cioccolato, okay. Quindi hola, meno male. E niente, io vorrei un tuo feedback più sulla pastella, più che altro. Ok, feedback è esperto. Ah. Yes. Com'è che mangio? Dai, fammi sapere. Io ho preso un pezzo salatissimo comunque. Salato? Adesso, sì. Ci avranno messo del sale per correggere, no? Solo che ho preso un pezzo salato salato. Si può migliorare, eh? Allora, sulla quantità di Nutella forse, però sono proprio buone. No, sono buone, vero. Mi ricorda quelle che mangiavo a Luna Park a Udine, non chiedetemi il motivo, però mi riportano lì alla mente. Buona, 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 okay. Buona. Approvate, approvate. Quindi ora ce le pappiamo tutte? Ovviamente. Ovviamente. Guarda qua. Mamma mia, paradiso. Paradiso. Oh. Forse ce l'abbiamo fatta. Allora, siamo in 5, abbiamo detto 128,50 per 5 persone, se posso dire la mia, troppe patate, vogliamo dirlo, signore da chilo, un po' troppe patate? Un pochino, dai, su certe cose però, su non, certe su cose. Tutto, non su tutto. Forse valeva la pena magari con una griglia, secondo me, che dava un po' più di sapore per quanto riguarda la carne. Mm-hmm. E palacinco, le crepe, molto buone. Buone, buonissime. Se passate di qua, se andate a camminare, magari anche un po' meglio, ok, perché abbiamo anche la nostra cara pesa persone. Per vedere quanti chili avete preso in questo bellissimo pranzo o cena che farete. Minimo 5. Secondo te lo consigliamo? Ma sì, comunque sì. Abbiamo fatto una bella esperienza, cioè non è che siamo stati male, che schifo, no? È bello comunque. Per quanto riguarda le recensioni, ho sentito parlare malissimo del personale, posso invece dire il contrario, insomma ci siamo trovati bene, ci hanno trattato bene. Sì, senza problemi proprio. Da enjoy a tutti. Lì nello studio. Sì, e ci vediamo al prossimo video, che? Non sappiamo quale sarà. Ok, cambiamo sempre. Almeno questo riesco a dirlo.